Scricchiolo, martedì Macedonia musicale, anche oggi dal mio ufficetto. Allora, tre cose italiane, tre cose diverse, tre ingredienti per questa Macedonia. Bella storia, il singolo nuovo di Fedez con sonorità anni 80, elettropop e synth che rimandano proprio a quel clima lì degli anni 80. E Fedez ha un po' cambiato il suo mondo musicale. Quindi, se siete curiosi, tenetelo d'occhio. Adesso mi fermo, se no vi faccio venire il mal di mare. E l'invito della canzone è a cogliere l'attimo. Gazzelle, uno dei cantatori più amati degli ultimi anni, insomma, molto popolare, è partito dalla scena romana, ma poi lì non si è affermato. Il singolo nuovo che ha pubblicato venerdì si intitola Destri e lui dice: vabbè, è la vita che ti porta un po' dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio dentro nel buco del lavandino. E vabbè, insomma, alla fine ci fai un po' di conti con quello che succede. Tra l'altro, ecco, la cosa carina è che lui ha fatto delle affissioni a Milano e a Roma con questi cartelli con scritto "Non è colpa mia", e lui alla fine dice: vabbè, pensavi che fosse il meglio, poi magari, e che non finisse mai, invece poi hai visto che era il peggio ed è passato. Quindi questo è il ritorno di Gazzelle. Infine evito di far scricchiolare ancora la mia sedia e vi dico, esordio, più di esordio interessante per Carosello, che è un'etichetta che a me piace molto, Caponetti, pubblica Ma Dai, scritto proprio con due D, è appunto il suo EP di esordio, dopo anni di esperienze in giro per l'Europa, lui è arrivato a fare questo disco, in cui forse, chissà, la schiettezza con cui racconta i casi e i fatti della vita, forse gli arriva da queste esperienze che lui ha fatto un po' in giro, appunto, in Europa. Va bene, per la Macedonia musicale di oggi è tutto. Guardatela su YouTube, guardatela su Instagram, guardatela su Facebook, dove volete, ci sarà dappertutto se non mi tradisce la connessione. Grazie, buona giornata.